Intervengo in Com Comunicazioni perché recentemente come Movimento Rete abbiamo nella nostra funzione di controllo che l'opposizione deve svolgere in una democrazia aggiornato la lista dei decreti che sono stati emanati quest'anno. Quest'anno, pensate, il governo ha prodotto fino al 7 novembre, aggiornato al 7 novembre, 129 decreti. E questo solo al 7 novembre. Se vi impegnate potete anche superare il numero dell'anno scorso, che era 139, che è stato, devo dire, un primato. Non ve ne mancano molti, avete 10 decreti ancora da poter emanare. E io credo che dimostrare ancora una volta, se non ce ne fosse ancora bisogno, di quanto avete abusato di questo strumento, a mio avviso, non democratico. Perché dico ancora una volta che i decreti sono uno strumento non democratico? Perché non vengono prodotti dal Consiglio, che invece è l'organo a cui è affidato il potere legislativo, cioè di fare le leggi. Addirittura gli effetti del decreto sono immediatamente attivi prima che il Consiglio possa esprimersi ed eventualmente portare degli emendamenti. La natura del decreto dovrebbe essere l'urgenza, mentre vediamo che il governo fa decreti per svariati motivi, dalle missioni abbiamo visto dei francobolli, ai decreti, ai tagli della scuola, fino ai famigerati decreti dell'estate del 2017. L'abuso di questo strumento dovrebbe essere visto come una pratica da evitare, perché ci si allontana da quella separazione dei poteri che dovrebbe essere alla base delle democrazie e, diciamo, alla luce dei dettami dei teorici dell'illuminismo su cui si basano le costituzioni della maggioranza degli stati moderni. Per questo vorrei fare un appello alla reggenza, perché questo abuso sia in qualche modo controllato e che il ricorso all'uso dei decreti torni a quello che è la sua vera origine. Io credo che infatti questo input possa partire proprio dalle loro eccellenze, così come del resto lo è stato durante il precedente semestre reggenziale ricoperto da Sua Eccellenza Mirko Tommassoni. Questa non è una questione di lana caprina, ma ripeto, una questione che la dice lunga sulla detenzione tirannica che questo governo sta gestendo sulla cosa pubblica. In questi 2 anni avete comandato e non governato tramite l'utilizzo del decreto, utilizzandolo come uno strumento praticamente per fare quello che vi pare, per dimostrare che avete il coltello dalla parte del manico, per dimostrare il vostro potere a scapito della gente, tirando avanti sempre dritto, senza mai confrontandovi, fregandovene della popolazione che veniva ogni volta a manifestare sul pianello, lasciandola a volte anche alla porta, così come è avvenuto durante la discussione del decreto scuola in seno alla Commissione Interni del 3 agosto scorso. Ecco perché dico che in questi 2 anni avete comandato e non governato, che sono 2 cose molto, ma molto diverse. Avete fatto opposizione all'opposizione, che è una cosa ben diversa. Ne è la prova che non avete portato nessuna legge veramente importante per questo Paese. Quelle poche che avete fatto le avete sbagliate e le state correggendo con i metodi, devo dire, più fantasiosi possibile, per fare un eufemismo, come ad esempio nell'ultimo Consiglio dove avete cambiato parte del testo unico dentro l'assestamento di bilancio, con degli emendamenti all'assestamento di bilancio. È per questo che secondo me questo governo ha dimostrato, ripeto, di non saper governare e a mio avviso nemmeno di aver capito qual è il suo ruolo all'interno del quadro istituzionale di questo Paese. Governare significa esercitare il potere esecutivo che la democrazia vi ha legittimamente conferito. Le leggi non le dovrebbe fare il governo, le leggi le deve fare quest'Aula. Questi sono i principi dello Stato di diritto. Io credo che
lo sappiate, spero, bene, ma che il vero problema, come sempre, da puntualizzare sia un altro. Voi non governate come dovreste fare perché siete consapevoli di non avere i numeri per governare in modo responsabile. È la paura fondata di non rappresentare la gente che vi porta a non confrontarvi prima con noi, poi con la cittadinanza, perché sapete che numericamente siete deboli. A questo congresso di Stato manca, a mio avviso, la consapevolezza e l'autorevolezza di essere un governo. Ecco perché alza la voce, ecco perché usa la prepotenza, perché gli manca l'autorevolezza che si guadagna, che si dovrebbe guadagnare sul campo. Detto in politichese, ecco perché usa i decreti, perché non avendo il sostegno popolare per fare provvedimenti importanti, è l'unico modo per poter comandare. Ecco perché in questi anni avete comandato, come ho sempre detto, contro il Paese, e non mi stancherò mai di dirvelo. Perché la maggioranza di questo Paese, signori, non vi vuole. Se c'è qualcuno in maggioranza con una mente critica e responsabile, fermi, ripeto ancora una volta, questa macchina dell'orrore, perché chiamarlo governo sarebbe dargli una dignità che non ha. Questo governo non ha dignità e ha già giocato sempre in difesa, e a perdere la partita è sempre è stato solo il Paese. La dimostrazione l'abbiamo avuta durante il Consiglio scorso. Io spero che la maggioranza abbia capito che per portare a casa le leggi, come in una democrazia che si rispetti, le opposizioni hanno il loro ruolo. È inutile che giocate a mettere gli asterischi sugli ordini del Consiglio per modificare l'ordine dei commi. Il punto è, la democrazia è fatta anche dall'opposizione. E se non fosse stato per noi, la legge sui medici non avreste portata a casa neanche nel Consiglio scorso. Ve ne siete resi conti o no? Avete capito che il muro contro muro fa male soprattutto a Paese? Avete capito che noi qua, forse non tutti, ma qualcuno sì, siamo qua per portare delle proposte e a confrontarci sulle leggi a tempo debito, e non sempre all'ultimo momento come sempre fate, per esempio anche l'altra volta con l'assestamento di bilancio. Avete capito che la resistenza passiva è uno strumento che ci dà fastidio usare, ma è l'estrema ratio al vostro atteggiamento di chiusura? Avete capito che dovreste governare un Paese e che siete voi a scegliere l'atteggiamento con cui affrontare il rapporto con l'opposizione? Perché se in questi 2 anni non l'avete ancora capito, qualche problema, a mio avviso, c'è. Il vostro è l'atteggiamento di fare opposizione all'opposizione e, a mio avviso, di non sapere come si governa un Paese. Questo per me è palese. Un altro esempio, sempre dall'ultimo Consiglio, è questo. Cosa speravate di ottenere quando vi siete seduti in quest'Aula dopo aver svenduto i crediti Delta senza tenere in debita considerazione tutte le cose che l'opposizione vi aveva detto in questi 2 anni? Senza, non dico adottare, ma almeno avere la parvenza di ascoltare un punto di vista diverso dal vostro. Quale risposta vi aspettavate dall'opposizione dopo che vi comportate come tiranni, prendendo decisioni che sono palesemente contro il Paese, facendo perdere a tutti i cittadini una marea di milioni di euro come noccioline? Questo non lo volete sentire dire, perché è il vostro punto di vista, ma esiste, e lo dovete tenere in considerazione, anche l'altro punto di vista. Perché avete voi il compito di rappresentare tutto il Paese, ripeto, non solo la minoranza che vi ha votato e che continua sempre di più a perdere i pezzi. Ed è per questo che voi diventate sempre più autoritari, perché state sentendo il potere sgretolarvi sotto i piedi, state accorgendovi di perdere autorevolezza che probabilmente non avete mai avuto. Ripeto, autoritarismo e autorevolezza sono 2 termini simili, ma non sono sinonimi, e voi state proprio facendo capire
come si può essere autoritari senza meritarsi l'autorevolezza che invece il vostro ruolo dovrebbe avere. Autorevolezza che voi stessi mettete sempre più in discussione, per esempio con l'ultimo atto di questa maggioranza, che ritengo di una gravità inaudita e che va a minare il reciproco rapporto tra opposizione e maggioranza, che già, che finora è stato difficile, lo rende sempre più inconciliabile. Rapporto che in questi due anni abbiamo visto essere travalicato da ambo le parti, a volte. Ripeto, da ambo le parti. Io ripeto ancora una volta che qui dentro tutti rappresentiamo il Paese e a mancare di rispetto anche a solo uno di noi qui dentro significa mancare di rispetto al Paese. Per cui non posso che registrare il mio profondo sdegno nell'essere venuto a conoscenza di una lettera che è stata scritta durante lo scorso Consiglio e firmata da tutti i consiglieri di maggioranza. Lettera indirizzata alla Reggenza per chiedere di disattendere gli accordi che erano stati preventivamente presi. Voglio concentrarmi un attimo sulla forma e non sul contenuto di questo atto istituzionale, di cui avremo modo di parlarne diffusamente nel comma apposito. In primo luogo questa missiva rappresenta la mediocrità e l'incapacità di questa maggioranza di rappresentare il suo ruolo parlamentare. Questa richiesta è stata segreta, è stata fatta all'oscuro dell'opposizione ed è figlia della paura. Consigliere Forcellini, l'argomento sarà successivo, sì, dicevo, abbiamo un comma apposta per parlare di questa cosa qua, quindi non... Va bene, ok. Grazie. Dicevo quindi che anche questo comunque era preso come esempio per dimostrare che l'utilizzo dei decreti e quindi di questo tipo di barricate non è la soluzione a mio avviso idonea per poter governare come si deve un paese. E allora dicevo basta con questo tipo di distruzione con le barricate, il paese ha bisogno di speranza, di lungimiranza, cosa che voi evidentemente non riuscite a dare alla gente. La cittadinanza ha diritto di vivere, non di sopravvivere per pagare le tasse a questo governo. La gente ha bisogno di avere dignità, di vivere in un paese dove la scuola viene rispettata, dove la sanità non viene usata come avete fatto con la legge sulla dirigenza dei medici, concepita solo, ripeto, a fini elettorali e per creare una nuova elite di potere all'interno della pubblica amministrazione. La cittadinanza ha bisogno di chi gli risolve i problemi, non di coloro che un giorno sì e il giorno dopo anche ne sfornano sempre di nuovi e che si inventano sempre nuove tasse da pagare. La cittadinanza è sfinita dalla vostra saccenza di ambizione di essere comandati da chi non ha, ripeto ancora una volta, l'autorevolezza, ma soprattutto è sfinita di un governo che non li rappresenta. Grazie Eccellenza.